Antract, l'intervista. Edoardo Whisper a Bologna a presentare il suo ultimo lavoro, In grazia di Dio, un film che consiglio sicuramente a tutti perché è bellissimo, ma questo sicuramente me lo aspettavo. Un racconto di oggi, una storia che molti vivono sulla loro pelle, che parte da una crisi economica sempre più aspra, sempre più dura, e vissuta sulla pelle di quattro donne. Perché Edoardo, quattro donne? Perché le donne sono più forti, perché sono la spina dorsale della società meridionale, perché gli uomini quando falliscono hanno più difficoltà a reagire, perché per il ruolo che hanno nella società le donne non devono dimostrare di essere per forza qualcosa che non sono, e poi perché dal punto di vista proprio passionale, razionale, mi piacciono più le donne che gli uomini, no? E poi mi sono un po' ispirato a mia moglie, chiamata la sbirra da noi in famiglia, come si vede nel film, con carattere forte, e quindi questo. Tu, quattro donne con quattro caratteri comunque molto forti, la principale protagonista effettivamente un carattere che in certi momenti può anche far discutere, questa scelta comunque di far vedere anche il lato negativo di questi personaggi? Io penso che i personaggi sono interessanti se all'interno di loro ci sia il bene e il male, il cattivo carattere, il buon carattere, la tenerezza e la rabbia, che siano sfaccettati, che siano complessi. E lei è molto molto arrabbiata sempre, lei si arrabbia con 11 personaggi, è anche inacidita e ferita, ma con ragioni, perché è lei che porta avanti la famiglia, che ha il senso di responsabilità, è circondata da uomini incapaci, però lei è una che accarezza sua figlia quando dorme, e c'era Borges che diceva: queste persone che accarezzano un cane quando questo cane sta dormendo e nessuno li sta vedendo, stanno salvando il mondo. Una fotografia eccezionale, un'immagine di una terra comunque che contrasta tantissimo con la cattiveria poi di quello che succede, della società, di una finanziaria senza scrupoli che, come dire, è connivente anche con un piccolo criminale. Qual è la denuncia più grande che vuoi fare con questo film? Ma io voglio raccontare semplicemente una storia, però non riesco a prescindere dall'aspetto etico, e penso che forse il capitalismo come è visto ora deve essere ripensato, e deve essere, bisogna ritornare a un senso di comunità, un senso di, bisogna riconoscere il fratello umano come proprio fratello e aiutarlo in difficoltà. Scusate, sempre un po' in Italia, nel cinismo italiano si dice: ah, il buonista, il buono, così. No, bisogna essere buoni, bisogna riconoscere i fratelli. Questo film in fondo cosa racconta? Racconta che questa crisi porta queste donne a riscoprire il senso di comunità, il legame non solo economico con la terra, ma anche identitario, religioso e spirituale. Questo Se ritorno alla terra è molto bello. È questo essere in grazia di Dio, oppure che cos'è essere in grazia di Dio? In grazia di Dio è molto semplice. In grazia di Dio uno può essere in grazia di Dio anche se è ateo, in grazia di Dio è un modo di dire, c'è sicuramente un significato anche spirituale in questo. In grazia di Dio è stare bene nel posto dove si vive, accanto a una persona che si ama, e stare bene nella propria pelle. Grazie mille Edoardo Whisper. Grazie a loro, grazie a voi. Antract.